Ha aperto i battenti a marzo e la Digital Bros Academy, la nuova scuola, ormai non più tanto nuova, di Milano, voluta da Digital Bros per istruire e provare a formare una nuova generazione di sviluppatori di videogiochi anche in Italia. Siamo tornati a trovarli, siamo più o meno alla poco oltre la metà del primo anno accademico, che per l'appunto è cominciato a marzo e finirà più o meno alla fine di febbraio, per poi riaprirsi con una seconda annata che ovviamente vuole vedere ancora protagonista Digital Bros e i suoi tre corsi dedicati al level design, dedicati alla programmazione vera e propria e alla formazione poi di veri e propri artisti per lo sviluppo, tutte queste tre figure per lo sviluppo di videogiochi anche in Italia. Come detto, siamo tornati per scoprire come procedono le cose, quanto sono soddisfatti, cosa hanno imparato, che cosa vogliono fare di questa loro esperienza i tanti alunni, tanti studenti che hanno partecipato e stanno partecipando con evidente entusiasmo a questa prima avventura dell'Accademia, e anche per incontrare le alte sfere, la direzione e i tutor, gli insegnanti veri e propri, insomma fare un po' il bilancio sulla situazione, su quello che sta andando bene, su cosa potrà cambiare poi per il secondo anno di questa Digital Bros Academy. Allora andiamo dentro adesso e scopriamo un po' come funziona il tutto, come lavorano e appunto quali sono le impressioni suscitate da questi primi 6, 7, 8 mesi di frequenza delle lezioni. Andiamo a vedere. Ma la cosa che mi ha sorpreso di più, o se dovessi fare un bilancio di questi primi 6 mesi, devo dire il progresso dei ragazzi, il metodo pratico, il metodo imparare facendo hands on ha permesso a loro, già dopo pochi mesi, di sviluppare i primi progetti, i primi videogame. Cosa vuol dire learning by doing? Nelle mie lezioni tipicamente funziona l'atto pratico, che c'è un 10 minuti di spiegazione di quelle che sono le basi teoriche di una determinata materia, di un determinato aspetto della creazione di un videogioco, seguite immediatamente da un'esercitazione che tiene tutto il resto della lezione, occupa tutto il resto della lezione, in cui io do direttamente ai ragazzi aiuto pratico, cioè vado alle loro scrivanie, guardo quello che stanno facendo, do delle correzioni immediate su quello che è il loro lavoro in quel momento. Un esempio è l'esercitazione che è in corso in questo momento, che in realtà è un progetto più ad ampio respiro, ovvero la creazione di una specie di gioco di labirinti. Come si dice, nome in codice Dungeon Crawler, anche se poi in realtà è un gioco leggermente diverso, una via di mezzo tra un Dungeon Crawler e il Portal. Praticamente l'esercitazione di oggi è, siamo arrivati a un punto del progetto in cui i programmatori ci hanno dato un sacco di materiale da testare, quindi ho diviso i ragazzi in tre gruppi. Un gruppo testa direttamente il materiale che è arrivato e l'altro gruppo aggiorna la documentazione in base a il materiale che abbiamo, e altri due ragazzi fanno da project manager e sistemano diciamo i rapporti tra i reparti e danno i compiti agli altri ragazzi. Questo con me, che praticamente al lato pratico non faccio niente, ma li guido esattamente come avviene poi in una software house vera. Sono appassionato di videogiochi e fino adesso sto imparando varie cose, come si scrive un game design document e lavorare con alcuni e software di sviluppo come Construct o Unity, e alla fine di questo corso mi aspetto di lavorare nel settore dei videogiochi. Sono passati pochi mesi, non pensavo effettivamente di poter fare così tanto in così poco tempo. Abbiamo creato tanti progetti, alcuni usciti meno bene, altri invece che hanno riscosso parecchio successo. Naturalmente il sogno che uno ha quando entra in questa scuola è di poter lavorare per una software house. Le ambizioni sono tante, ma anche partendo da piccoli progetti, piccole cose, si può arrivare in alto pian piano col tempo.
corso è strutturato in modo tale da permettere di seguire dei workflow, quindi dei flussi di lavoro corretti, quindi dei flussi di lavoro per quanto riguarda magari la modellazione, le fasi di texturing e di animazione. Questi flussi di lavoro sono praticamente gli stessi che si adottano nel campo professionale, quindi io stesso magari metto la mia esperienza per indicare ai ragazzi quali sono i metodi più giusti e quali magari sono i metodi meno giusti da seguire all'interno di questi flussi di lavoro. In questi primi mesi di lezione abbiamo affrontato la modellazione digitale, lo sculpting, adesso stiamo guardando le texture e successivamente affronteremo l'animazione. Io avevo già qualche esperienza prima di entrare a scuola, avevo già lavorato sia come indipendente che come outsourcing. E dal 2010 in realtà valutavo l'ipotesi di poter entrare in qualche programma, in qualche scuola. Ho valutato diverse opzioni, però purtroppo non c'era nulla che mi lasciasse contento finché non ho visto il programma della Digital Bros Game Academy. In aula tipicamente affrontiamo un tema, ne spiego le basi e poi lo mettiamo subito in pratica con piccoli esempi che piano piano andiamo ad raffinare ed ampliare. In questo momento i ragazzi si stanno confrontando con Asteroid, un classico, e lo stiamo implementando in C++ tramite un framework multipiattaforma, e in questo modo i ragazzi hanno modo di a vedere le problematiche che si affrontano in uno studio quando si cerca di programmare multipiattaforma, quindi desktop e mobile. Forse uno degli esercizi che mi ha permesso di rapportarmi di più con questo ambiente è stato quello che stiamo seguendo insieme al gruppo dei game designer, che è un piccolo dungeon crawler che stiamo tentando di sviluppare insieme. Il programma degli stage per quest'anno, intanto noi a dicembre cominceremo a organizzare i colloqui con i ragazzi e i partner. Noi diamo la possibilità ad ogni studente ad avere uno stage, una collaborazione e un'esperienza lavorativa, grazie appunto delle partnership che abbiamo creato con gli studi di sviluppo in Italia e all'estero. Un paio di esempi, che saranno all'estero. Per i più talentuosi ci sarà uno stage retribuito nello studio di DR Studios, che è uno studio inglese, e un'altra stage offerta negli Stati Uniti in Pipeworks, di nuovo per diciamo i più talentuosi, più meritevoli. Tutti gli stage saranno aggiudicati dopo un colloquio che i ragazzi faranno con i rispettivi studio, e speriamo di vedere verso metà febbraio, fine febbraio, tutti i ragazzi collocati. Questa allora è la Digital Bros Game Academy, una delle realtà più interessanti per quanto riguarda imparare e insegnare a fare videogiochi anche in Italia, finalmente con i suoi tre corsi specifici. Abbiamo parlato di level design con gli artisti e anche di programmazione vera e propria, quindi sia con gli studenti che con gli insegnanti, ovviamente con la direzione principale che è più che mai convinta di poter offrire un'esperienza ancora migliore per il secondo anno della Digital Bros Game Academy, che partirà nella primavera del 2016, ma le cui iscrizioni si sono già aperte e arriveranno a conclusione il prossimo 27 novembre. Quindi ovviamente se quello che avete visto vi ha convinto, vi è interessato, potete avere maggiori informazioni contattando direttamente la Digital Bros Game Academy e eventualmente pensare anche a un'iscrizione. Noi continueremo a seguire i lavori della DBGA, continueremo a riportarvi le nostre sensazioni sui futuri workshop, seminari e quello magari che succederà anche alla prima ondata di studenti che usciranno da questo primo anno accademico dopo aver imparato qualcosa e magari aver avuto l'occasione di metterlo a frutto in Italia o perché no all'estero. La cosa più difficile questa intervista.